Roma e Atene, le due capitali dell'antichità, che oggi mettiamo a confronto e che vivono un difficile rapporto con la contemporaneità. Ringrazio il Ministero dei Beni Culturali e la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio che ci hanno consentito oggi di girare qui a Villa Adriana. Villa Adriana, la grande opera dell'imperatore Adriano del II secolo d.C., all'apice della potenza culturale, militare ed economica di Roma, che può rappresentare al meglio il rapporto tra queste due grandi civiltà dell'antichità. Roma qui si rappresenta al massimo dei suoi trionfi, la cultura greca qui si rappresenta al massimo della sua influenza. La grande raffinatezza ellenistica permea la potenza e il pragmatismo delle masse murarie della ingegneria e dell'architettura romana. Sia la Grecia antica che la Roma antica erano capaci di includere tutte le altre culture nella loro cultura. Roma e Atene oggi sono capaci altrettanto? Atene e Roma, le due più antiche capitali d'Europa, evocano gli archetipi della civilizzazione urbanistica, la polis greca e l'urbe romana. Ma le capitali dell'antichità sono tra quelle che peggio hanno risposto alle sfide urbanistiche del XX secolo. Sviluppo edilizio caotico, carenza di infrastrutture di trasporto, inquinamento, problemi noti e comuni. Le Olimpiadi del 2004 sono state per Atene l'occasione per dotarsi di una nuova rete di metropolitane, di un aeroporto moderno, di strutture sportive e di un progetto di riunificazione dei siti archeologici in un unico grande museo a scala urbana. Opere importanti, ma che non hanno intaccato lo spirito di questa caotica metropoli mediterranea che resta profondamente antimoderno. Negletta ma non assente, l'architettura moderna la ritroviamo in piccola scala soprattutto nelle case borghesi, dove l'humus domestico e la quotidianità sono l'occasione per superare le diffidenze della cultura ufficiale e per intraprendere ricerche più libere e creative. In un saggio sull'architettura greca del XX secolo, Kenneth Frampton sottolineava l'ispirazione esercitata sull'avanguardia architettonica degli anni 20 e 30 dalle costruzioni tradizionali delle Cicladi, attribuendo a queste ultime lo statuto di veri e propri prototipi della modernità. In altri termini, due visioni generalmente antagoniste dell'architettura, come quella tradizionale e quella modernista, si ritrovano associate ad Atene nel tema della casa, vera priorità sociale della comunità greca. Ecco allora la tipologia purista, bianca ed ortogonale che si declina in moltissimi esempi di edifici nei quartieri di Atene. Come l'edilizia residenziale borghese romana, occasione di esiti felici e spesso modernissimi, anche quella ateniese è in diversi casi di qualità alta, allo stesso tempo mediterranea e cosmopolita. Esempi tra tanti sono l'edificio per uffici di Avenue Alexandras, di Alexandros Tombazis, o le palazzine del quartiere Papagou, degli architetti Manetas e Comili, la palazzina Jumelé di Nico Knetas, o la casa con galleria d'arte a Marussi, degli architetti Diakomidis, Aritos e Papoulias. L'adesione dell'architettura alle priorità sociali sul versante individuale, a scapito di quello collettivo, unisce le esperienze ateniesi a quelle romane, in ritardo entrambe sui temi della pianificazione e delle infrastrutture. Lungo il muro immortalato nei cahiers di Le Corbusier, in questo sito archeologico che, come abbiamo visto, rimanda a un grande passato, al passato imperiale romano e allo stesso tempo alla grande influenza culturale e artistica della Grecia antica, noi misuriamo la differenza tra quell'epoca e la contemporaneità delle due capitali. Io posso immaginare lo sconcerto di Adriano tornando nella sua villa imperiale a vedere lo sprolo edilizio che la circonda, oppure lo sconcerto di Fidia che dall'alto dell'Acropoli osservi la tentacolare periferia di Atene. Ecco, queste due città vivono probabilmente la loro identità passata come un fardello, non come un'ispirazione. Questo probabilmente è la fonte di molti dei problemi che vivono nel rapporto con la contemporaneità.